perché sono contento, sono contento. Senti, è più contento. È più contento di vedere Capozzi che di vedere me. Vabbè. Siamo in una relazione aperta. Relazione. Siamo in una relazione aperta. Giulia mi tradisce con Capozzi. In realtà Giulia sta con me solo per Capozzi. Sì. Gossip. Giulia sta con Francesco solo per Capozzi. Tra l'altro ci sono un sacco. Eccolo! Ma sei passato proprio mentre mi stava dando un bacio qui in Vai vedere mezzo. dove è Capozzi. Perché È sono lì, geloso, però. guarda. Vabbè. Se tu ti metti in mezzo, noi ci possiamo dare un bacio mentre. Comunque, ci sono un sacco di articoli che dicono che Giulia, che stiamo insieme, resta con me solo per business. Infatti, in realtà il contrario sono io il toy boy, perché spesso vuole pagare lei. Palle, ma perché? Posso Ma spoilerare non questa roba? dirlo, Ma è no, non vera. dirlo, devi In un sempre. sacco di posti la porto sempre in giro e poi si arrabbia, ma si arrabbia tantissimo. Miss Independent, ragazzi, Infatti, sì, scusatemi. lei c'ha anche un tatuaggio, fai vedere? Miss Independent. Eccolo qua. Allora, belle anime, vi volevo ricordare che. Scusate i capelli, oggi sono un po' scapigliato. Allora, sto aiutando Giulia a fare la rubrica. Giulietta a fare la rubrica di Grace. Che praticamente è una rubrica, se non la conoscete, che fa Giulia, a tema sentimentale. Quindi c'è Giulietta che risponde a domande di amore, a No, però domande. rispondo in modo cinico, divertente e scherzoso, nessuno si deve offendere, mi raccomando, Quindi se volete fare una domanda, io la sto aiutando, e mi diverte molto la cosa, vi lascio qua il box, fate una domanda a Giulietta da oggi a tema. posso anche spiegarvi come ci si innamora in realtà. Perché la verità, dovete sapere che Giulia è molto cinica. E quindi quando ho iniziato a corteggiarla, lei ma spesso lo è tuttora. Ma spesso lo è tuttora. Però, quando ho iniziato a corteggiarla, era molto cinica perché non credeva veramente che potessero. Che potessero entrare nella mia quinta corona, non vi faccio mai vedere. Dici? Vabbè, tu hai visto le parti più brutte, poi hai visto anche le parti più belle, Ma sono tutte belle. no? Amore. Ma è vero? Un sorriso, gli avresti detto, ma fatti i cazzi tuoi. E Giulia ora lo sa, che gli stronzi non cambiano mai. Crede ancora nell'amore, ma l'amore gli avresti detto, ma fatti i cazzi tuoi. E Giulia ora lo sa, che gli stronzi non cambiano mai. Crede ancora nell'amore. Dove sei tu l'11 dicembre? Amore, ovunque tu sia nel mondo. Sto scherzando. No, sì, ci sarà anche lei, ci sarà anche lei. Faccio l'ultimo firmacopie che per ora è a Milano, quindi ci sarà anche lei. Ora sto facendo male a Giulietta che sta diventando poetica e cerca di fare le metafore. Allora, per rispondere a una domanda della rubrica di Grace, ho detto, hai presente la storia della ciambella? Del rooster? E cosa Che metafora è? Cioè, qual è la storia della ciambella? Non essere mai intimorito dalla paura giusta e ricordati che l'unico modo via. Ciao Giulia. No, spostati. Ciao Capozzi, ciao buon Giulia. rientro. A te? No, scrivici quando sei ma io sono arrivato. qua, sei tu che vai via. Ma no, vai via anche tu. Vabbè, va Capozzi così. tornerà. Va così. Quando torna Capozzi, dimmelo che torno anch'io. Ecco. Sì, Giulia è andata, ma si è scordata le sue ciabatte molto sobrie e niente, le userò io. Tra l'altro sotto questo outfit ci stanno benissimo.